Vangelo del giorno, terza domenica di Pasqua. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i due discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano agli undici e a quelli che erano con loro ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma, ma egli disse loro: «Perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho». Dicendo questo mostrò loro le mani e i piedi, ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualcosa da mangiare?» Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». Siamo giunti alla terza domenica di Pasqua, ma il Vangelo che abbiamo appena ascoltato ci tiene ancora fermi nel giorno pasquale. Siamo alla sera, i discepoli stanno tornando da Emmaus perché hanno fatto esperienza lungo la via e in casa durante il momento dello spezzare il pane, hanno fatto appunto esperienza del Signore risorto, stanno tornando per raccontare queste meraviglie e in realtà adesso sono in mezzo ai fratelli e parlano di tutto questo. E Gesù così manifesta in mezzo a loro, augura la pace, si fa riconoscere, non è un fantasma, chiede da mangiare, mangia dinanzi a loro del pesce arrostito. Questo appunto per dare una prova ai suoi che Gesù non ha mentito, che Gesù non li ha ingannati, e quindi se non ha mentito e non li ha ingannati si possono fidare di lui. Ma la chiave di questo Vangelo, di questa domenica, sta proprio nell'ultima frase: nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati. Ecco, noi non siamo chiamati a predicare cose astratte, cose inventate, favole, ma siamo invitati a predicare, annunciare, evangelizzare nel nome di Gesù Cristo, incarnato, morto, risorto per noi, per la salvezza dell'umanità. E che cosa dobbiamo predicare? La conversione e il perdono dei peccati. Come avviene la conversione e come avviene il perdono? La conversione avviene abbandonando la vecchia via ed entrando nella nuova. Qual è la vecchia via? Quella dei propri pensieri, della propria vita vecchia, delle proprie parole, per abbracciare quella nuova dei pensieri di Cristo, della parola di Cristo, della vita stessa di Cristo. E come avviene il perdono dei peccati? Attraverso la mediazione della Chiesa. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi non li perdonerete resteranno non perdonati. Non è facile accettare tutto questo e molti non lo accettano perché mettono ogni cosa sullo stesso piano, ma noi non dobbiamo aver paura di dire nel nome di Gesù Cristo. Amen.